Lo stile che la Hyundai ha impostato per la Kona, la sua nuova piccola SUV, sta facendo strage un po' in tutti i modelli. Infatti, guardate, questa è la nuova Santa Fe e nel suo muso, nel suo stile, ritroviamo alcuni di quegli stilemi che nella Kona sono diventati così, stanno diventando così popolari. Ed è una cosa che è permessa anche dalla tecnologia dei fari a LED. Vedete che il nuovo gruppo ottico adesso è molto sottile qui in alto, permesso proprio dal fatto che sono luci a LED, e un altro gruppo ottico più grande qui in basso. Proprio uno stile che sta diventando un family feeling per tutte le SUV Hyundai. La Santa Fe negli Stati Uniti è una delle più vendute, anzi una delle preferite nel mercato. Da noi ovviamente versione più compatta e la Tucson hanno maggior successo, ma in questo caso a Ginevra la protagonista sullo stand insieme alle altre vetture è proprio il restyling della Santa Fe. Un restyling che ha sconvolto parecchio la linea della macchina. Vedete che è diventata un muso più affilato, anche la parte posteriore, poi l'andremo a vedere, è mutata completamente. Quello che si nota soprattutto è un upgrade importante della parte interna, la parte interna che è stata ridisegnata tenendo conto di una maggior qualità degli interni, un maggior lusso, una maggior tendenza all'integrazione, specialmente con l'utilizzo di schermi LCD ad alta risoluzione per quello che riguarda la strumentazione e il display centrale. Il design è completamente nuovo. La Santa Fe è una versione anche abbondante nelle dimensioni, al punto tale che è permesso di avere persino i 7 posti, quindi altri 2 posti aggiuntivi qui dietro che possono scomparire nel bagagliaio. Dall'aria che se ne può intuire, da cosa se ne può intuire vedendoli, si capisce che sono adatti per 2 bambini, certamente non per 2 adulti, e che lo spazio per i bagagli che rimane non è moltissimo, però i 7 posti possono sempre far comodo in caso di bisogno, e se non vengono utilizzati guardate che bagagliaio che risulta essere disponibile. Lo chiudiamo per dare un'occhiata finale alla coda, che è stata anch'essa ristilizzata utilizzando sempre luce LED con questa nuova fascia cromata, che è un linguaggio stilistico che sta accomunando molto le Hyundai, anche sulla parte anteriore la ritroviamo, e che tende a rendere più larga e più impattante la visione della larghezza della macchina, quindi a creare un'immagine su strada che è ancora più possente, ancora più performante.